devo essere sincero, tutte le storie che ho raccontato sono vere, tutte. Ovviamente c'è un po' di cinema sopra, perché è giusto farlo, perché è vero, perché è meglio aggiungere cose, poi perché sono appassionato di cinema e mi piace per gusto. Io sono uno di quegli stronzi che vanno a vedere i film solo ed esclusivamente in lingua originale, che facciamo fallire le sale perché ci piace stare in 12 in una sala da 600 persone. A confrontarci fra di noi appena arriva una persona nuova che non c'era magari la settimana prima, dice, anche tu hai votato PD? Ottimo. E ci troviamo in questa sala e è una figata, è bellissimo pensare di sapere bene l'inglese, bellissimo, è ovvio, è facilissimo, ci sono i sottotitoli, è molto semplice. Io non auguro a nessuno di scoprire quanto poco sappia bene l'inglese come l'ho scoperto io, che un giorno sono andato a vedere un film in lingua originale, era un film ambientato a New York negli anni 60, è partita la proiezione e non c'erano i sottotitoli e nessuno per tutta la durata del film ha avuto le palle di andare dalla maschera a fargli notare la cosa, perché avrebbe voluto dire che rispetto agli altri non sapeva così bene l'inglese, e quindi abbiamo visto tutto il film senza capire, reagendo un po' a caso a quello che succedeva, ma cercando di far sapere agli altri che avevamo capito. Quindi se c'era una scena che sembrava buffa, oh no, what a shame, tutto il film così. E vabbè, poi ovviamente vado a vedere film italiani, certo, ci mancherebbe altro, perché è giusto farlo, perché spesso sono belli, anche se molto molto, cioè troppe volte succede che capitano tre cose che mi sembra aver individuato nei film italiani che almeno a me staccano un po' dalla trama, un pochino. E queste tre cose sono, al numero uno, le case dei protagonisti nei film italiani non combaciano mai con il reddito che i protagonisti dichiarano di avere in quanto personaggi. Mai, sono sempre esagerate. Qual è la zona più cara di Firenze? Fiesole. Fiesole, ok. Commedia ambientata a Firenze. Lui, 47 anni, infermiere. Lei, 36 anni, insegnante di sostegno. 800 metri quadri a Fiesole, e quando lei torna a casa dal lavoro che non riesce a fare perché è un insegnante di sostegno, non si parla mai di come cazzo hanno fatto ad avere questa casa, si parla di tutt'altro. Poi ovviamente essendo un film italiano è ambientato a Firenze, ma si parla la lingua del cinema italiano, quindi come sei amore, tutto a buzio, come è andata la giornata oggi, ma quanto siamo fiorentini io e te, porco due. Vabbè che te sei mezza pisana. Oh, ma che vuoi? Ma che c'hai con me? Tutto il film così tutto il tempo. La seconda cosa, nei film italiani quando qualcuno mangia non c'è mai un altro personaggio che per dare credibilità alla scena dica com'è? Ti piace? Non si perde un secondo a commentare la qualità del cibo. Non è il mio paese, non mi sento rappresentato. Ma la terza cosa è quella più assurda, cioè che nei film italiani quando c'è una scena di sesso eterosessuale, il protagonista maschile viene sempre dentro alla protagonista femminile senza chiedere. Sempre. Scena 18, interno notte, casa di Giulia. Giulia e Paolo stanno facendo l'amore quando all'improvviso Paolo le viene copiosamente dentro, senza chiedere, si sposta nel letto e poi parlano del più e del meno. Scena tipo inquadratura dall'alto, si vede alle spalle di lui che fa l'amore, la faccia di lei, qua a un certo punto lui viene, si sposta nel letto, la guarda e fa come stai? Tutto bene? Allora, o sceneggiatori e sceneggiatrici italiani non hanno mai scopato nella loro vita, oppure la scena dovrebbe essere leggermente diversa, cioè lui viene, si sposta, la guarda, lei si rende conto di quello che è successo, si tira un po' sulle lenzuola, lo guarda e terrorizzata gli dice ma mi sei venuto dentro? E lui sì, è scritto qua, viene dentro e poi parlano del più del meno, come stai? Tutto bene? Il film qua dovrebbe prendere una piega assurda per essere credibile. Lei è incazzata come una vipera, tipo Michela Ramazzotti in macchina vanno a cercare di trovare in quel modo di avere la pillola.
sei proprio una testa di cazzo. Voi di fianco è Favino che è divastato dal senso, lui è l'attore più bravo del mondo, ma quando ha le scene di senso di colpa fanno il giro di tutti gli ospedali per farsi prescrivere farmacie, nessuno, cioè comunque siamo in Italia, quindi è anche simpatica la scena dell'obiettore di coscienza, come si chiamano, che è Battistone, quell'attore padovano. Cioè ragazzi, io sono provvita, non vi posso aiutare ragazzi, auguri a nascituro, ultra commedia. Finché non trovano finalmente, che so, Valeria Golino che c'è passata, io vi posso aiutare in qualche modo. A quel punto prende la pillola, a quel punto per scaricare la tensione vanno, che ne so, dal McDonald's e poi arrivano a casa di nuovo distrutti dalla nottata che hanno passato e a quel punto, se hanno voglia, possono parlare del più e del meno. La cosa del McDonald's non c'entro, aggiunta io come scena perché mi piaceva come idea quella di avere questa scena dove ci sono io vestito da mia madre, che vedo entrare Favino e dico, veramente un bell'uomo! E...